Io partirei subito dal ministro Manfredi dicendo una cosa molto semplice. Quando abbiamo dovuto chiudere scuole e università, abbiamo visto che il cuore delle scuole e dell'università non sono le strutture, ma sono le persone. Sono i docenti, sono gli studenti. E infatti questo cuore ha continuato a battere. E ci siamo accorti di quanto sia centrale sia l'attenzione nei confronti degli studenti, ma anche il ruolo che i docenti hanno. E quindi io volevo chiederti se in questo momento di ripensamento anche dell'università, dopo questa crisi che ancora non è finita purtroppo e che ci ha costretto a rivedere tanti punti ancora aperti per ripensare all'università come un luogo in cui dare gli strumenti per il futuro ai nostri studenti. Che cosa pensi di questo? Anche perché, ne parlavamo quest'estate, in questo momento noi abbiamo 500.000 studenti che hanno finito le scuole superiori e sarebbe stato veramente bello che tutti avessero deciso di investire riscrivendosi all'università. Perché il lockdown può continuare anche se non c'è più, se un ragazzo non studia, non continua a impegnarsi. Grazie Elena, io penso che questa pandemia, che chiaramente rappresenta ancora un momento di grande difficoltà per il nostro paese e per il mondo intero, è anche, almeno dal mio punto di vista, una grande opportunità. Perché in primo luogo ci ha consentito di vedere delle cose che forse noi non volevamo vedere. Quindi faccio l'ingegnere, come ricercatore sono uno sperimentatore, e questa è stata una grande prova sperimentale che ha messo a dura prova il nostro mondo, ci ha fatto capire che alcune cose non andavano proprio, che altre invece possono rappresentare una grande opportunità e che sicuramente noi stiamo vivendo una situazione di grandissima trasformazione, grandissimo cambiamento, e noi dobbiamo essere capaci di cogliere questo cambiamento, la parte migliore di questo cambiamento, e lo dobbiamo fare soprattutto nella scuola, nell'università, in quei luoghi dove si costruisce il futuro, perché parli dei 500.000 ragazzi che hanno appena concluso l'esame di maturità. Di questi credo che circa 300.000 stanno per cominciare o hanno già cominciato a studiare all'università, ce ne sta, e speriamo che riescano a farlo in maniera giusta. Adesso dirò qualcosa su questo punto. Ce ne sono altri che purtroppo si fermano, perché ricordo che l'Italia è uno dei paesi europei dove la transizione scuola superiore università ha una delle percentuali più basse, cioè noi abbiamo ancora pochi ragazzi che fanno l'università o, in maniera un poco più chiara, che fanno un ciclo di formazione terziaria, perché la formazione terziaria non è solo l'università, è anche può essere una formazione professionalizzante che si può fare all'università o negli studi tecnici superiori. Questo è uno dei grandi limiti del nostro paese, la mancanza di una gamba professionalizzante della formazione terziaria solida, che può rappresentare, come avviene in altri paesi, in Germania o Francia, una opportunità di crescita culturale per una larga parte della popolazione giovanile che oggi non accede all'università per come noi la vediamo. Questo credo debba essere uno degli obiettivi anche del Recovery Fund di cui si parla oggi dal punto di vista degli investimenti. Però quello che è emerso durante questo lockdown è emerso di positivo, in primo luogo la grande tenacia e la grande resilienza del sistema universitario, perché ha avuto la capacità, devo dire, non con un'organizzazione prestabilita estremamente definita, di poter passare a una formazione a distanza che è stata molto efficace nei
limiti di una formazione a distanza di tipo emergenziale. Noi abbiamo avuto un numero di laureati e di esami superati nel periodo del lockdown che è uguale, in alcuni casi addirittura superiore rispetto a quelli che avevamo avuto nell'anno precedente. Segno che c'è stata una vitalità del sistema, si è continuato a far lezione, i ragazzi hanno studiato, si sono impegnati e hanno raggiunto dei risultati. Che cosa è emerso però? È emerso che le tecnologie rappresentano una grande opportunità, perché possono rappresentare sicuramente un fattore di grande innovazione ma anche di grande penetrazione. Il digitale è arrivato laddove le aule non arrivavano, il numero di frequentanti, credo che questo sia avvenuto anche a Bologna, è stato superiore al numero che normalmente frequentavano, di un 20-30% rispetto a chi andava normalmente in aula, e questo è un dato. Mi ho però anche capito un'altra cosa, che la didattica a distanza, ad esempio, che noi abbiamo interpretato nella trasmissione a distanza della didattica in presenza, non è questa. La didattica a distanza è un uso delle tecnologie che porta un'innovazione della didattica. Noi oggi abbiamo grande necessità di innovazione. Quando noi parliamo oggi di un investimento nell'università e nella ricerca, noi dobbiamo parlare di un investimento economico, perché abbiamo bisogno di questo investimento, perché il livello di risorse che in Italia vengono immesse in questi due settori, che sono dei settori strategici, e all'incirca poco di più della metà della media europea, quindi sicuramente per un paese che vuole competere siamo lontani dai livelli di investimento accettabili, però è anche un investimento in cambiamento, in riforme, in innovazione, in riorganizzazione. Non è solamente mettere dei soldi nel sistema, bisogna anche fare dei cambiamenti. Questi cambiamenti sono dei cambiamenti di contenuti. Cioè, io credo che noi oggi abbiamo la necessità di avere una riforma dei saperi, perché abbiamo una formazione troppo verticale. Oggi sempre di più la contaminazione delle competenze. Prima il presidente Letta parlava di digitale verde. Ecco, quando parliamo di digitale, io lo ripeto spesso, non è chiaro che abbiamo bisogno di esperti del digitale, ma gli esperti del digitale sono un piccolo numero. Quello di cui noi abbiamo veramente bisogno è chiunque operi oggi nella società, parliamo di avvocati, di medici, di architetti, di agronomi, di letterati, chiunque abbia la capacità di utilizzare in maniera consapevole gli strumenti digitali per poter fare il proprio lavoro, per poter mettere in campo le proprie competenze utilizzando degli strumenti diversi. Ecco, quindi noi abbiamo la necessità di avere dei saperi trasversali che siano molto pervasivi all'interno del sistema. Noi oggi abbiamo ancora un'organizzazione della didattica e della formazione che è molto verticale, fatta molto a silos. Noi abbiamo la necessità di un sistema molto flessibile, molto più aperto anche alle sollecitazioni esterne, alla didattica non formale, e poi anche a una flessibilità nel tempo della formazione. Questo richiede ovviamente cambiamento dell'organizzazione, cambiamento dei luoghi, perché io credo che oggi l'idea della lezione ex cattedra, l'idea che noi abbiamo un docente dietro la cattedra e gli studenti che ascoltano in aula, è una visione della formazione di un'epoca che non c'è più. Di un'epoca che si sta esaurendo, dove invece l'aula è un luogo dove non c'è una trasmissione unidirezionale della conoscenza e delle competenze, ma è un luogo anche di formazione delle conoscenze e delle competenze, di confronto. Si parla spesso di soft skills, ma quelle si costruiscono organizzando la didattica e i luoghi in maniera diversa. E poi io credo che un ultimo punto molto importante, quello che noi abbiamo capito un po' anche in questa esperienza che abbiamo fatto in questi mesi così complicati, è che i ragazzi vogliono studiare. Cioè, noi spesso abbiamo costruito un alibi ai nostri errori, alla nostra non capacità di fare un'offerta che arrivasse dappertutto, dicendo no, ma i giovani non vogliono studiare, le nuove generazioni sono peggiori di quelle di prima. Non è assolutamente vero. Cioè, noi abbiamo dei giovani
che hanno grande voglia di fare, noi non li mettiamo in condizione di poter esprimere il loro talento, perché facciamo un'offerta vecchia, ma anche perché non li mettiamo in condizione, non mettiamo in condizione molti che non hanno la possibilità di poter avere la, diciamo, le opportunità che loro, a cui loro aspirano. I dati che noi vediamo queste settimane mi hanno fatto molto riflettere, hanno fatto molto riflettere tanti di noi. Noi eravamo molto preoccupati, dopo la crisi del 2008 abbiamo perso il 20% delle matricole, e ci abbiamo messo 10 anni per recuperarle, è stato uno dei più grandi danni che sono venuti da quella crisi e anche da alcune scelte che sono state fatte in conseguenza di quella crisi. Abbiamo fatto un intervento sul diritto allo studio, il governo ha fatto, grazie anche poi anche al supporto che il Presidente Conte mi ha dato, che insomma è stata una scelta condivisa. Abbiamo investito 300 milioni, non è che abbiamo investito decine di miliardi. I dati che noi vediamo oggi è che in tutte le università d'Italia il numero delle matricole, invece che diminuire, aumentano. Ecco, mi sembra un risultato politico straordinario, perché significa che diciamo, i giovani e le famiglie ritengono che studiare sia importante. La cosa fondamentale è metterli in condizione che questo sia possibile, con risorse, con un sostegno, con un diritto allo studio che sia un diritto allo studio europeo, con un'offerta che sia competitiva, con qualità, ma anche con capacità di essere inclusivi. Io credo che questa sia una grande sfida per il futuro, perché dalle competenze può, insomma, veramente può ripartire l'Italia, e però queste competenze le dobbiamo mettere in campo. Questa qui è una bellissima notizia, che siano aumentate le matricole è veramente un segno molto positivo. E io darei subito la parola all'ingegner Versari, perché come scuole abbiamo fatto di tutto per riaprire in presenza, perché con la didattica a distanza abbiamo capito che la presenza è fondamentale. E vorrei chiedere appunto al direttore regionale di questa scuola molto importante dell'Emilia Romagna, che esperienza ha fatto, che cosa ha visto durante il lockdown, e se possiamo imparare qualcosa guardando al futuro. Sì. Direi che possiamo imparare da alcuni elementi. Il primo elemento che abbiamo imparato con il Covid è il fattore rischio. Il rischio sappiamo essere sostanzialmente la probabilità che avvenga una situazione e moltiplicata per il danno. Credo che la possiamo tradurre anche in futuro in temi di rischio educativo. E cioè, qual è la probabilità che noi perdiamo gli studenti, che noi non riusciamo a farli realizzare nelle competenze loro possibili, e qual è il danno che ne consegue per loro e per la comunità? Cominciare a ragionare in termini di rischio educativo non come rischio che è azzerabile, perché non è azzerabile, altrimenti non è un rischio, ma c'è, e ci chiede di cominciare a ragionare non sul nero e sul bianco, scusate, ma qui oggi con gli ingegneri andate male, quindi sulla logica booleana, sullo zero e sull'uno, ma cominciare a ragionare sulla logica sostanzialmente della progressione fra lo zero e l'uno. La cosa che ha più fatto male alla scuola, chi fa scuola, chi ha cercato di tenere in piedi la scuola in questo tempo, è stata la censura durissima da parte dei mass media su qualsiasi cosa si facesse. Come se ci fosse uno zero e un uno, o va o non va, o va bene o va male. Purtroppo, o per fortuna, nella vita non è che va tutto bene e va tutto male. C'è una quota di rischio, ci si può azzeccare o ci si può sbagliare. Quindi la scuola ha fatto moltissimo, sicuramente si è sbagliato. Teniamo presente, di improperi ne ricevo in quantitativi industriali,
continuamente mi viene detto: ma perché non vi siete preparati prima? È semplicemente per il piccolo particolare che noi dovevamo capire dalla sanità che cosa fare, e la sanità doveva capire che cosa fare, perché nessuno questo rischio, il rischio dato dal Covid, lo conosceva. Quindi si è dovuto capire prima che cosa provare a fare per intervenire, e poi si è cercato da luglio in poi, che non c'è molto, di realizzare le declinazioni che erano venute. Comunque credo che, al di là degli aspetti di sistema interni al sistema scolastico, credo che proprio il problema sia un problema di comunità e un problema di paese. Non riusciremo mai a migliorare un sistema complesso come quello scolastico fin tanto che non saremo convinti che va cambiato. Come va cambiato? Un secondo elemento che abbiamo tratto, che io traggo da quello che è accaduto, lo possiamo riferire: cosa ci insegna la vicenda degli spazi, la necessità di recuperare spazi, al di là del tema dell'edilizia, che poi bisognerà che qualcheduno cominci a attivare un po' di istituto di ricerca, perché lì edilizia si fa in base alla demografia. È inutile che adesso investiamo cifre spropositate, ma ci vogliono le cifre proporzionate, visto che abbiamo già in arrivo un calo significativo. L'ultima regione ad avere il calo della popolazione demografica, a cominciare il calo, è stata questa. Altre regioni hanno iniziato già da tempo. Comunque, accantoniamo il tema dell'edilizia, che è importantissima, ma va commisurata al bisogno. Quello che abbiamo appreso dall'idea degli spazi, dalla necessità di trovare gli spazi e quindi di trovare spazi aperti, è quella di trovare la maniera, non è una novità, ma trovare la maniera per portare in classe, abbattendo i muri, metaforicamente, il mondo che è fuori dalla classe, non per svuotare il significato della classe, che è relazione, che è comunità di apprendimento, ma per imparare a insegnare e apprendere tutto quello che si può apprendere e che ormai nella classe non può più essere totalizzante. Perché i docenti, salvo che noi non pretendiamo di introdurre lo scibile umano, il che significa realisticamente tenerli a scuola 80 ore a settimana, il che è impossibile, è inevitabile che non possiamo trasmettere tutti gli apprendimenti necessari. Dobbiamo mettere in condizioni i gruppi di apprendimento di apprendere dalle comunità che vi sono all'esterno della scuola. In questo senso si parla di scuola aperta, non per demolire la scuola, ma per fare sì che la scuola non divenga quel palagio di cui 500 anni fa Machiavelli scriveva, e invece un palagio aperto che si apre alla comunità. L'ultima considerazione è che, perché tutto questo possa avvenire, bisogna essere un po' più snelli. Dicevo nei giorni scorsi, l'operazione Barbarossa di Hitler per l'invasione della Russia, uno degli elementi che viene valutato dagli storici a fondamento dell'arresto di questa invasione, fu la pesantezza dei panzer. I quali panzer, estremamente pesanti, in primo momento rinforzati perché venivano forati dai carri armati sovietici, i quali panzer, arrivata la stagione delle piogge, sostanzialmente si impantanavano nel fango, nella melma. Ecco, di fatto questo tempo è un tempo imprevedibile, è un tempo magmatico, è un tempo melmoso, non nel senso della negatività, ma nel senso che oggettivamente, non conoscendolo, siamo ritardati nei movimenti, nelle riflessioni, nel decidere che cosa fare. Allora, come se ne viene fuori, credo che l'unica cosa che sia necessaria sia ridurre il più possibile la pesantezza della macchina burocratica che, ricordo, non è per scaricare responsabilità, viene attivata dall'amministrazione in attuazione delle volontà del legislatore. Se il legislatore
smantella qualche cosa, l'amministrazione ben volentieri smantella. Se invece, dicendo contro la burocrazia, però continuamente si aggiungono norme nuove burocratiche, noi continuiamo a appesantire la macchina. Più la appesantiamo, meno diventa flessibile e capace di rispondere nell'immediatezza al bisogno. Detto questo, la scuola è partita da, tenendo conto della sospensione delle elezioni, da 7 giorni, ci sono i contagi, ma i contagi non sono a scuola. Se andate in Piazza Maggiore, girate l'angolo, vedete dove sono i nostri ragazzini e come stanno, giustamente, in maniera conviviale, un tintinino un pochettino troppo vicini rispetto alla prevenzione del contagio. Ma nonostante questo, nonostante una sorta di isteria collettiva che spero si sedi, si sedimenti, si calmi, trovi pace, la scuola va avanti e vogliamo che vada avanti, perché abbiamo lavorato tutti questi mesi convinti, dicendoci che abbiamo bisogno di scuola. Grazie. Io adesso faccio una domanda un po' provocatoria al rettore Ubertini: ma all'università interessa veramente dei propri studenti? Moltissimo. No, ma la didattica è un punto importante nella carriera di un docente universitario, e ripensando anche alla scuola dopo il Covid, all'università dopo il Covid, pensi possa interessare all'università un pochettino anche la scuola? Allora, da quando sono rettore mi è capitato spesso di essere invitato a discutere di università. E forse qualcuno mi ha già sentito, il tema che ho sempre proposto è il ruolo della formazione nel mondo che cambia. Questo, o varianti simili, questo è il titolo di tutti gli interventi che ho fatto dal 2015 a oggi. La tua domanda nasconde un punto che adesso provo a dipanare. Volevo partire da una piccola premessa e poi arrivo a, e riprendendo alcune cose che ha detto il ministro, noi abbiamo pochi laureati nel nostro paese, ovvero la percentuale di laureati nella fascia giovanile è bassa confrontata con l'Europa, che aveva come obiettivo il 40%, che ha raggiunto, è bassa rispetto ad alcuni paesi che stanno investendo molto sul futuro, asiatici, dove hanno addirittura, sono arrivati a picchi del 60% di laureati nella fascia giovanile. Noi siamo indietro, quindi in questo momento ci sono pochi laureati o comunque pochi giovani che intraprendono un percorso di formazione terziaria, giusto per seguire il ragionamento del ministro. Abbiamo un altro problema in Italia, che se voi guardate il rapporto tra docenti e studenti, o meglio si usa l'inverso, tra studenti e docenti, ci accorgiamo rispetto all'Europa o agli altri paesi del mondo che noi per ogni docente abbiamo, a livello universitario, abbiamo molti più studenti degli altri. E faccio un piccolissimo inciso, perché spesso gli appassionati di classifiche internazionali di università, io non sono particolarmente appassionato, anche se la mia università, diciamo, va bene, ma dici, ma come mai non ci sono università italiane tra le prime al mondo? È molto molto semplice. In queste graduatorie conta moltissimo il rapporto tra studenti e docenti. Se voi prendete la mia università e quelle che sono considerate le migliori nelle classifiche internazionali, quelle hanno, a parità di docenti, la metà degli studenti che ha la mia università. O se volete, ribaltando, a parità di studenti hanno il doppio dei miei docenti, il doppio, esattamente il doppio. Ok, questa è la premessa, anche per dire dove vogliamo andare, ma il ministro l'ha già detto. Allora, veniamo adesso all'interno del sistema universitario. Troppo poco negli ultimi anni, non gli ultimissimi, è un periodo un po' lungo,
troppo poco abbiamo usato, ad esempio, la parola innovazione o innovare, il ministro l'ha fatto, mi fa particolarmente piacere, associato a didattica. Noi parliamo spesso di ricerca e innovazione, molto raramente si sente parlare di innovazione didattica. Se guardiamo la trasformazione delle carriere all'interno del mondo universitario, siamo passati da un sistema un po' di anni fa fortemente centrato sulla didattica, troppo spostato sulla didattica, ad un'epoca più recente dove il sistema è virato completamente sull'attività di ricerca, peraltro importantissima, ma trascurando questo elemento nel... Allora io penso che sia arrivato il momento di trovare un giusto equilibrio ed impegnarci, e qui parlo ai docenti, al sistema universitario, a innovare. Innovare nella didattica significa varie cose. C'è un tema organizzativo, l'ha citato il ministro, in Italia manca un segmento di formazione terziaria, le lauree professionalizzanti, che forse è la spiegazione di quel ritardo di percentuale che abbiamo rispetto agli altri paesi. E innovare significa essere più flessibili, anche qui il ministro l'ha detto, abbiamo avuto modo di confrontarci molto spesso su questi temi, significa essere più flessibili, significa uscire da una tassonomia del sapere che in Italia è costituita da una griglia fittissima che non ha uguali in nessuna parte del mondo. Adesso questo è un aspetto un po' tecnico, molto per universitari, ma il senso è che queste griglie ci impediscono di essere rapidi, flessibili, di adattarsi al mondo che cambia velocemente, di innovare nei contenuti. Dobbiamo integrare, e abbiamo un'opportunità enorme, le nuove tecnologie all'interno dei nostri percorsi formativi. Quello che abbiamo fatto adesso è stata una didattica a distanza, fatemi dire, emergenziale. Non è questo il punto d'arrivo. Il punto d'arrivo è vedere come queste possono diventare parte integrante del nostro sistema didattico, con che obiettivo, e questo è mio personale, per far sì che il momento in presenza, che è irrinunciabile, porti davvero al centro lo studente nel percorso di apprendimento, che lo studente divenga davvero attore protagonista, lui, le relazioni tra studenti e poi anche quelle tra docenti. E poi innovare significa, oltre ai contenuti, significa immaginare una formazione, lo diceva il ministro, troppo verticale. La nostra formazione oggi è iperspecialistica quando il mondo cambia velocemente e quindi tipicamente in realtà abbiamo bisogno, lo zoccolo della formazione deve essere una formazione che ha un respiro un po' più ampio. Se la formazione fosse una T, in questo momento abbiamo le spalle della T troppo strette. E anche perché la formazione diventerà sempre più fluida, liquida andando avanti, ci accompagnerà per tutta la vita, e accompagnerà insomma i nostri figli per tutta la vita, e quindi c'è molto da fare a livello, diciamo, come priorità paese. E c'è molto da fare all'interno delle nostre università per portare il tema della didattica, e qui vengo specificamente, al centro di processi di innovazione. Deve tornare al centro della riflessione all'interno dell'Accademia. E chiudo rispetto all'incipit che hai fatto, non è mia ma mi è piaciuta e la ripeto spesso. Quando io ero piccolo i miei genitori mi dicevano: se non studi vai a lavorare. Io oggi dico ai miei figli, se studi vai a lavorare, e quindi quello che tu auspicavi è quello che auspichiamo anche noi. Grazie, grazie mille. Ma questa mattina Conte ha fatto un'introduzione stupenda, dove parlava delle sfide del futuro e dell'importanza di offrire ai giovani gli strumenti per vivere il futuro. No, per esempio, nuove professioni che ancora non ci sono. Adesso do la parola ad Antonio Ricchio, perché tutti in Italia hanno paura della valutazione. Può avere un ruolo
per il miglioramento e per il futuro, perché noi parliamo spesso di quantità, ma raramente parliamo di qualità. Questa mattina abbiamo di nuovo sentito parlare di classi pollaio. E per me questo termine è veramente insostenibile, perché una classe con 25 ragazzi e un bravo docente può essere meglio di una classe di 10 studenti con un docente pessimo. Quindi il tema della qualità è molto importante. Sì, grazie innanzitutto per l'invito, mi fa piacere essere qui, perché rilanciare il nostro paese significa necessariamente porre al centro la ricerca e l'innovazione ai nostri studenti. Io presiedo l'agenzia di valutazione, ho svolto l'incarico direttore dell'Università di Bari insieme ai miei colleghi, ci siamo ritrovati tante volte, io sono particolarmente felice di vedere al mio fianco e di avere il ministro Manfredi che si occupa dell'università del nostro paese. La valutazione è una straordinaria opportunità per valorizzare le esperienze. Valutare non significa fare classifiche o meno che mai, non è questo il compito dell'agenzia di valutazione, mettere voti. I voti si mettono negli esami, ma la valutazione è un esercizio che va oltre anche la definizione numerica, che talvolta può anche essere contemplata, ma non è il fine della nostra attività. Il fine è promuovere la qualità e farlo ovviamente assumendo tutti quei parametri che consentano di valorizzare le migliori esperienze. La valutazione è un esercizio straordinario perché offre innanzitutto una possibilità di osservare, di analizzare e di comprendere. Per me è una straordinaria esperienza, sono da qualche mese, da gennaio, presidente dell'agenzia e quindi ho da poco avviato questa esperienza, però è una straordinaria opportunità per conoscere il sistema molto di più di quanto lo avessi fatto dall'altro lato. Dà la possibilità anche di scandagliare gli angoli più nascosti, quelli che magari anche presentano tante criticità. Consente anche alla nostra agenzia di intervenire su fronti come quello della didattica, della terza missione, che è un compito particolarmente importante, oltre che della ricerca, in una funzione di propulsione allo sviluppo. E in una fase così complessa come questa, consente anche di confrontarci con le esperienze europee e internazionali. L'ANVUR fa parte della rete europea delle agenzie di valutazione, sono 54 in tutta Europa, molte si occupano di ricerca, molti si occupano di didattica, l'ANVUR si occupa di tutto, cioè anche il settore dell'alta formazione artistica e musicale, che è particolarmente importante, quel altro tassello della higher education. Ci consente di confrontarci con le agenzie di tutto il mondo che a loro volta valutano tutte le esperienze accademiche di alta formazione in tutti i paesi del mondo. E la consapevolezza in questa fase di crisi così profonda è che occorre anche un serio investimento sulla ricerca, sull'innovazione e sui nostri studenti, e credo che la direzione che è stata intrapresa dal nostro governo sia quella giusta, perché in una fase così complessa occorre trarre gli insegnamenti migliori. Come diceva Einstein, tutte le crisi offrono delle opportunità, le esperienze anche più drammatiche come quella che abbiamo vissuto ci danno degli insegnamenti preziosi e noi dobbiamo saperli cogliere e saperli trarre lavorando insieme, e credo che l'agenzia di valutazione non sia esterna rispetto al sistema, pur dovendo assicurare la terzietà e l'indipendenza così come prescritto, ma sia un particolare motore nella promozione della qualità per poter anche offrire ai nostri studenti le università che meritano e quelle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro che sono la vera opportunità. In una fase così complessa come questa, la crescita passa attraverso il cambiamento. Il cambiamento necessita questa spinta forte della ricerca e dell'innovazione. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ieri il Papa all'Assemblea delle Nazioni Unite ha detto: noi non usciremo mai dalla crisi rimanendo come siamo. Perché durante la crisi abbiamo capito cosa va e che cosa non va, cosa è necessario e cosa è superfluo. Ed è il momento di ripensare il futuro della nostra casa comune e di un nostro progetto comune. Per questo mi ha colpito molto quello che diceva prima l'ingegner Versari sul fatto che tutti parlano di scuola come tutti parlano di calcio, no? Come se fossero allenatori, ma la scuola è una cosa nostra, è di tutti. Noi abbiamo bisogno dell'università, dei giornalisti, dei professionisti, di tutti, perché altrimenti come facciamo a trasformare l'essere in potenza e l'essere in atto,
perché è quello che ha detto sempre questa mattina il Presidente del Consiglio. Io chiederei adesso a... No, Cucinella deve farci il finale, però io prima di dare il finale a Cucinella con delle immagini, perché non possiamo parlare solo, io vorrei chiedere all'ingegnere Versari e al Ministro Manfredi di dirci quali potrebbero essere le priorità per investire bene il recovery fund, come se poteste chiedere a Conte su cosa vale la pena investire, perché questa mattina l'abbiamo detto 100 volte, non si può far tutto, occorre capire quali sono le priorità e quali sono le azioni che possono fare da leva per un cambiamento che deve avere un disegno, perché nessun vento è favorevole a chi non sa dove deve andare. Io darei prima la parola all'ingegner Versari e poi farei fare l'intervento al Ministro. Affrontando solo dal punto di vista della spesa e non prendendo in esame il tema dell'edilizia scolastica, che però è centrale, che richiede non tanto in questo momento dei bandi ma un piano sensato e equilibrato sulla base dell'andamento demografico, ma un piano territoriale, come dire, ad aree vaste, altrimenti sui bandi non ne veniamo fuori, ci sono gli enti territoriali più dinamici, altri meno dinamici e avremo sempre scartamenti differenziati. A parte il tema dell'edilizia che va affrontato, sembrerà un'eresia, ma credo che in questo momento abbiamo bisogno di dare risorse a patto alle università, perché abbiamo necessità di formare docenti per competenze che non abbiamo nella scuola. Perché non si formano non è solo per un problema di errato orientamento, e anche per il numero dei percorsi formativi che vengono attivati, parlo per esempio del sostegno, della specializzazione per il sostegno, noi non abbiamo docenti perché non ci sono i corsi di specializzazione. I motivi per cui non ci sono li sanno, li conoscono le università, però si risolveranno dando risorse? Non lo so, ma dobbiamo formare i docenti per il sostegno, altrimenti diciamo che non serve la laurea e non serve la specializzazione per il sostegno. Diciamolo, cambiamo la legge, ma se diciamo che ci vuole, e secondo me ci vuole, non è pensabile che diciamo ci voglia un certo percorso e poi non ho i docenti. In Emilia-Romagna io quest'anno ho 11.000 posti docenti, ma con la specializzazione sono attorno ai 3.000. Li andiamo a ricercare sulla base della loro disponibilità. Senza titolo si presentano alle scuole. Questo non può funzionare, ma questo vale per moltissime altre classi di concorso. Non abbiamo i docenti, non è solo un problema delle università, è un problema di credibilità della funzione docente, di credibilità sociale intendo. Bene. Ma non ne veniamo fuori, è inutile. Io quest'anno avevo da poter assumere 7.000 docenti in ruolo, in Emilia-Romagna 7.000, ne ho assunti 1.500. Perché non ho assunti gli altri? Perché non ci sono, ovvero non hanno i titoli necessari per l'insegnamento. Allora, o rifacciamo le SIS, o rifacciamo altri percorsi, o ci inventiamo qualche cosa, altrimenti noi tutti gli anni, il caos di quest'anno non è il Covid, non abbiamo più i docenti che abbiano i titoli che come legislatore abbiamo deciso debbano avere. Quindi io sono per dare i soldi, i sindacati mi ammazzeranno, alle università, ma che risolvano non in 10 anni, in un anno, investimenti straordinari e si parte subito. Con SIS, percorsi, ci vuole un intervento legislativo, normativo, ma insomma non si può andare avanti che non abbiamo i docenti. Ma diciamo l'intervento che ha fatto l'ingegnere ci fa capire una cosa, che volevo fare una premessa, che poi tu sai, Elena, tu sei, insomma, condividi con me questo percorso, che noi non possiamo parlare dell'università e parlare della scuola,
noi dobbiamo parlare della scuola e dell'università insieme, cioè nel senso che questi due mondi sono due mondi che sono così interconnessi rispetto a un progetto di cambiamento del paese che debbono necessariamente essere integrati in una visione che è una visione comune. Cioè, i tanti problemi che noi oggi abbiamo, per dare una risposta anche ai problemi specifici, perché proprio ieri abbiamo parlato del sostegno, ci testimoniano una serie di cose. In primo luogo noi abbiamo bisogno di programmazione, cioè il tema delle risorse. Io questo lo dico non perché, diciamo, io ho fatto il rettore per 6 anni, il presidente della conferenza dei rettori, insieme ai miei 2 compagni di avventura che stanno qua sul tavolo e altri compagni che stanno dispersi per l'Italia, e ogni anno praticamente martellavo il presidente del consiglio di turno e il ministro di turno per avere un po' di soldi. Quando noi recuperavamo 100 milioni all'anno festeggiavamo, adesso devo martellare me stesso per cercare di avere un po' di risorse, poi vado al presidente del consiglio, dal ministro dell'economia, cerchiamo di far questo. Aver soldi è fondamentale, ma non basta. Cioè noi abbiamo bisogno di una programmazione, di un progetto, non possiamo cambiare idee ogni anno rispetto a quello che noi vogliamo fare, perché la formazione, la scuola, l'università sono un patrimonio del paese, non sono proprietà né mia, né di Francesco, né del partito X, del partito Y, cioè il futuro del nostro paese è legato a quello. Parliamo del sostegno, per questo per dare qualche numero. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo fatto 20.000 posti, diciamo, come formazione sul sostegno, che è uno sforzo straordinario. Quest'anno andremo in sovrannumero, arriveremo a 26-27.000, ma non possiamo risolvere in 2 anni quello che non si è fatto in 20 anni. Cioè noi abbiamo bisogno di programmazione. Quando parliamo del tema della mancanza dei docenti, noi abbiamo una drammatica mancanza dei docenti matematica, ad esempio, adesso per fare un caso, perché che è uno dei grandi problemi del paese, perché se l'Italia ha competenze così basse in matematica deriva anche dal fatto che chi insegna matematica non è laureato in matematica, cioè questa è una cosa che, diciamo, che sanno tutti, ed è meglio che lo diciamo, perché non è che i nostri studenti sono dei deficienti, è che chiaramente insegnare la matematica non è una cosa semplice. È come se io invece di insegnare italiano prendessi uno che è laureato in agraria, cioè quindi è chiaro che insomma è un'altra storia. Però quando parliamo del tema della matematica, noi dobbiamo pensare che il numero di iscritti delle facoltà, diciamo dei corsi laurea in matematica in Italia, è il più basso d'Europa. E chi decide di iscriversi a matematica non lo decide l'ultimo giorno prima di andare all'università. Significa che esiste un percorso che deve essere fatto, e tu Elena lo sai, cominciando dalle scuole elementari, per far capire alle persone che il loro talento è giovanissimi, può andare verso la matematica. Se oggi noi abbiamo un deficit nella formazione delle professioni del digitale, questo deriva da un problema enorme di genere. Cioè oggi nei corsi di laurea in informatica e in ingegneria informatica, che sono i 2 corsi laurea dove c'è la più alta probabilità di lavorare in Italia, tasso di occupazione 100%. Sono i 2 corsi laurea dove abbiamo la più bassa partecipazione delle donne, solo il 20%. Visto che le donne, il maggior numero di persone che si iscrive all'università, perché praticamente c'è il 60% di donne che sono più intelligenti, studiano di più, hanno più determinazione, noi perdiamo un patrimonio enorme. Noi adesso abbiamo un progetto con l'OCSE che stiamo facendo e tutti sono convinti dell'idea, questo insomma, che le ragazze per esempio pensano di non essere adatte a far studi sul digitale quando hanno 10-12 anni. Cioè, quindi, allora questo che cosa significa? Che noi dobbiamo fare un lavoro sulla programmazione. Allora io dico, rispondendo alla domanda di Elena, da un lato dove investire? Allora noi dobbiamo investire in diritto allo studio, perché non è possibile che noi abbiamo in Italia le tasse più alte d'Europa, tolti i paesi anglosassoni che hanno un sistema di finanziamento diverso, il più basso numero di giovani che prendono una borsa di studio,
In Germania credo che sia il 50% degli studenti universitari che prende il borso di studio. Il più basso numero di alloggi per gli studenti in Italia. Cioè, quindi ci vuole un grande investimento sul diritto allo studio, perché altrimenti le persone all'università non ci possono andare. Ci vuole un grande investimento sull'offerta formativa, perché ricordava Francesco, noi abbiamo il rapporto docente-studente più alto, diciamo, d'Europa, il doppio mediamente dell'Europa, quindi significa che noi abbiamo bisogno di più docenti, quindi anche più strutture, un'offerta più ampia, perché significa passare da una formazione che è solamente quella tradizionale che noi abbiamo, a aprire l'altra gamba, che è quella della formazione professionalizzante, che è quella che è stata la grande forza della Germania della riforma di Schröder. Cioè, la Germania è cambiata quando è stata fatta quella riforma, cioè, noi l'abbiamo visto già, non è che dobbiamo inventare l'acqua calda, è quello che è già stato fatto da altri, e questo è un altro aspetto importante che noi oggi dobbiamo mettere in campo. Dobbiamo fare un grande investimento sul dottorato di ricerca, cioè in Italia noi abbiamo la percentuale più bassa in assoluto di laureati che fanno il dottorato di ricerca in tutta Europa, ma non un dottorato di ricerca che serve a fare la carriera universitaria, un dottorato di ricerca che significa avere maggiore professionalità nelle imprese, maggiore professionalità nella pubblica amministrazione, maggiore professionalità nei beni culturali, cioè valorizzare le competenze. Cioè, noi dobbiamo salire come livello di competenze del paese, il nostro livello è troppo basso rispetto a quello che noi vogliamo essere e quello che possiamo essere, perché il talento c'è, il problema è che dobbiamo far studiare più le persone, metterle in condizione e anche valorizzare poi il titolo di studio, perché questo è un altro aspetto importante. Noi siamo il paese europeo che paga meno il titolo di studio, cioè il differenziale tra un diplomato, un laureato e una persona che il dottorato di ricerca è il più basso d'Europa. Cioè, allora, se vogliamo dire alle persone voi dovete studiare di più, gli dobbiamo anche dire noi vi vogliamo pagare di più, perché uno deve studiare se poi non viene pagato? Che è anche questo, diciamo, è una cosa un po' paradossale rispetto a un paese che vuole essere un paese moderno. E poi un'altra cosa che riguarda Recovery Fund, altre due cose voglio dire, c'è il grande tema della formazione continua. Cioè, noi adesso parliamo dell'università perché, diciamo, chi esce dalla scuola superiore poi va all'università. Verissimo, una cosa importante. Ma l'idea che c'è un tempo dello studio, un tempo del lavoro, è un'idea del Novecento, non è l'idea del futuro. Nel futuro ci sarà un'alternanza continua tra lavorare e studiare. Quindi noi dobbiamo avere un modello di formazione continua che sia efficace, efficiente, sostenuto dallo Stato, che consenta, diciamo, di rinnovare le competenze. E poi c'è il grandissimo tema della ricerca. Noi oggi abbiamo parlato di università e di formazione e di didattica, giustamente, ma la grande sfida industriale del nostro paese è una grande sfida che è basata sulla ricerca e sull'innovazione. Cioè, noi oggi sui grandi temi sfidanti del futuro, le tecnologie digitali, le tecnologie quantistiche, l'intelligenza artificiale, l'energia, l'idrogeno, le tecnologie verdi, il cibo, noi dobbiamo essere protagonisti a livello globale, cioè non possiamo accontentarci di essere dei comprimari. Oggi la sovranità politica di un paese è anche la sua sovranità tecnologica. Se noi non sviluppiamo le nostre tecnologie, non portiamo avanti la nostra impresa, non avremo ruolo nella nuova globalizzazione del futuro. Questa è una sfida che va molto al di là dell'università, della ricerca, è una sfida che è una sfida della politica del paese. Io mi auguro che finalmente si è preso a coscienza da parte di tutti, devo dire il governo su questo è molto impegnato, il Presidente del Consiglio, anche le parole del Presidente Letta prima, cioè si è preso coscienza che questa è la sfida vera del nostro Paese. Se noi, se noi perdiamo questa occasione di investire nella formazione a tutti i livelli e nella ricerca nel nostro Paese, difficilmente riusciremo a dare un futuro all'Italia. Grazie. Grazie. Ora, io chiuderei questo dialogo così ricco di spunti, che spero poi si tradurrà anche in delle proposte concrete, dando la parola all'architetto, tra tanti ingegneri ci vuole anche un architetto, Mario Cucinella, perché gli spazi dove potremo crescere il nostro futuro sono importanti.
E Mario Cucinella anche recentemente si è messo a disposizione per trasformare lo spazio della Fiera di Bologna come un luogo per accogliere alcune classi di licei di Bologna che non avevano la possibilità di avere spazio all'interno delle sedi storiche. E ha fatto scuole nuove. E sono d'accordo con Versari, non possiamo costruire quello che non serve, però non possiamo rattoppare. Noi abbiamo buttato via tantissime risorse europee rattoppando scuole vecchie che sono sempre diventate più vecchie, brutte, e io penso che il livello di civiltà di un paese si veda dalla bellezza delle sue scuole, delle università. Sì, ma volevo citare due cose che mi sembrano importanti. Una viene da questa regione, Loris Malaguzzi, Reggio Cildre. L'architettura come terzo educatore. Quindi vuol dire che lo spazio ha una funzione importante, no? Perché rappresenta anche quello che siamo noi, no? Nel momento in cui io costruisco una bella scuola, una bella università, sto dicendo a questi ragazzi: guarda che io mi sto prendendo cura di te e sto dando una dignità al nostro lavoro. E questo credo che sia un tema molto fragile in questo momento nel paese, perché il tema dell'emergenza è che, se andiamo a vedere l'emergenza sull'edilizia scolastica, stiamo parlando non di Covid, stiamo parlando di anni e anni. Quindi credo che se dovessi chiedere un pensiero, o dovessi dare un pensierino a Conte o al Ministro, visto che è qua, sono d'accordo, non facciamo tutto nuovo, ma sostituiamo qualcosa, cambiamo le scuole, diamo a loro, come dire, quegli spazi di cui avete parlato adesso, no? Non c'è più la didattica frontale, ok, allora che spazio è la didattica, se non c'è più la didattica frontale? Quali sono quei luoghi dove insieme possiamo imparare, se vogliamo fare un'informazione o un'educazione che non è quella, come dire, quella nozionistica, ma è quella esperienziale? Hai bisogno dello spazio. Quindi tutto questo credo che diventa un'estetica di quello che stiamo cercando, no? Quindi credo che lo sforzo sia veramente cercare di aprire una stagione sull'architettura scolastica o l'architettura dell'educazione, che mi sembra più bello, perché la scuola rischia di tagliare solo un segmento, no? E credo che ci sia uno spazio estremamente importante. Voglio dire, guardiamo cosa hanno fatto i nostri amici, i nostri cugini, no? I francesi, i tedeschi, gli inglesi, anche gli spagnoli. Hanno investito nei campus universitari, hanno investito nelle strutture dove si può fare innovazione, perché per fare ricerca e innovazione poi hai bisogno di uno spazio, no? È come un ospedale che vuole avere un centro di ricerca. Un centro di ricerca in un ospedale è uno spazio, prima di tutto, una capacità organizzativa di quello spazio dove poi posso svolgere un'attività innovativa di ricerca. Quindi questo mi sembra il punto più forte, e sarebbe interessante che tutto quello che è stato detto, sono state dette molte cose, poi io non ho competenza su tutto quello che si dice, però dico, se questo recovery fund veramente arriva, mettiamolo in alcuni segmenti in cui possiamo veramente incidere. Ovviamente c'è la parte immateriale, ma poi c'è anche una parte materiale. Per fare questo, noi non abbiamo gli strumenti in questo momento, perché non è possibile che una gara d'appalto per una scuola duri 5 anni. Noi in 5 anni il recovery fund l'abbiamo perso. Non puoi pensare di fare un nuovo campus universitario e metterci 8 anni. Noi 8 anni il recovery fund l'abbiamo perso. Allora immagino che ci sia veramente la necessità anche di trovare degli strumenti specifici. Una volta tanto andiamo sullo specifico per poter fare quelle azioni, poi riprenderemo il cammino, no? E l'altro è quello che ha detto il presidente von der Leyen: abbiamo bisogno di un nuovo Bauhaus. Io non ci volevo credere che il presidente dell'Europa dice: abbiamo bisogno di architetti e design, parola sconosciuta nel linguaggio della politica, no? Perché noi abbiamo parlato tanto di tante cose, però quando si parla di architettura è un paese che la parola non riesce neanche a dirla praticamente, no? E sul fatto che l'architettura e il design e gli ingegneri, oddio, nessuno è perfetto, quindi ci mettiamo poi d'accordo, però vuol dire che la parte creativa è un elemento determinante di questo passaggio, non solo quello, ovviamente anche scientifico, ovviamente c'è una parte scientifica, ma anche la scienza deriva da un pensiero umanistico, da un pensiero laterale, mica solo da una condizione scientifica. Quindi allora, se è vero che questo recovery è un'opportunità, e prima di tutto un'opportunità creativa, allora un nuovo Bauhaus vuol dire che la sfida che abbiamo davanti è l'era digitale, che è già un po' dietro di noi e che si sta affacciando, e l'era ecologica. Su queste due ere
ci dobbiamo costruire il futuro dei ragazzi dell'innovazione. Allora io dico, magari si riesce a canalizzare queste risorse non in un rivolo di mille cose, ma poche ma molto precise, perché se noi in 10 anni cambiamo l'edilizia scolastica, non dico tutta ma una gran parte, e diamo a questi giovani degli spazi per la nuova didattica, alle università diamo i nuovi campus dove possono fare quello che voi avete detto, insomma io credo che una relazione spazio, tempo e cultura sia fondamentale. Allora io dico solo, una volta tanto, visto che l'ha detto il presidente europeo, quindi diciamo mi sembra sufficientemente autorevole, apriamo questo tavolo del nuovo Bauhaus, apriamo questo tavolo di ricerca, creatività, utilizzando una delle migliori risorse che il paese ha, ne ha tante per carità, però la risorsa creativa di questo paese è una delle connotazioni speciali, perché quella creatività non è specialistica, è quella famosa T che è troppo piccola come dicevi tu. Noi però quella T più grande la sappiamo fare, questo è il punto, che noi la sappiamo fare fuori anche dall'accademia, dall'università, perché il mondo dell'impresa e il mondo degli ingegneri, degli architetti e dei designer, quella fascia lì è la più ampia, magari gli manca la gamba della T, però quella, ecco, allora io credo che lì c'è questo da fare, no? Cioè finalmente di trovare una specie di grande amicizia e alleanza tra il mondo creativo e il mondo scientifico, è questa la base, allora facciamo gli edifici scolastici del futuro. Grazie. Grazie, grazie mille. Adesso ascolteremo la prossima sessione dove impareremo come fare a fare queste proposte. Grazie.